Maria Chiara Sicari è assistente sociale e con esperienza da volontaria in carcere. Buongiorno a tutti, spendo brevemente due parole sulla birra che abbiamo qua davanti, la birra Vale la Pena. Io sono stata parte dell'associazione appunto Semi di Libertà Onlus e introduce anche il discorso che tengo ad affrontare. Insieme a diversi detenuti si è lavorato sul lavoro esterno, quindi attraverso una misura alternativa nell'imparare un lavoro particolare che è quello appunto della birra, in cui questi detenuti che erano insomma divisi a blocchi, circondati da assistenti birrai e mastro birraio, imparano a fare un lavoro che chiaramente arricchisce non solo a livello personale ma anche a livello proprio di vita detentiva, per poi si auspica insomma un lavoro all'esterno. Io appunto come assistente sociale ho lavorato presso l'ufficio esecuzione penale esterna di Roma e appunto mi occupo di reinserimento. Questa parola racchiude tanti aspetti che di fatto trattano le finalità del cosiddetto trattamento penitenziario, trattamento che se posto nelle condizioni di poter essere fatto adeguatamente porta sia a un arricchimento della persona, quindi dell'interessato, ma anche forse anche e soprattutto a un arricchimento della società in termini di tassi di criminalità, in termini di lavoro, inclusione sociale, ma anche diciamo di progressiva e auspicata estinzione della cosiddetta tolleranza zero. Quando parliamo di reinserimento, parliamo di risocializzazione e rieducazione che solo apparentemente sono sinonimi, ma di fatto sono diversi modelli culturali. Crediamo che un detenuto, un ex detenuto è reinserito, diciamo, se lavora e rimane conforme alle regole di convivenza sociale, ma in realtà è molto di più e in questo evento si è accennato. Si intende uscire appunto dall'ottica deviante di riconoscere le proprie responsabilità ma anche di modificarsi nel profondo e fare propri schemi condivisi e universalmente accettati. Questo chiaramente è possibile attraverso gli operatori interni al carcere, educatore penitenziario, psicologo penitenziario, ma anche la sorveglianza che insomma dal mio punto di vista è ancora troppo sottovalutata, perché oltre a far parte proprio dell'equipe trattamentale è l'unica figura che ha contatto tutti i giorni col detenuto e quindi conosce tutti i momenti detentivi della persona. Quindi figura oltre insomma importante, oltre a queste appena citate, è appunto l'assistente sociale che opera a livello extramurario, quindi si occupa di risocializzazione a tutti gli effetti e diciamo è un lavoro che è molto importante. Sia diciamo risiede anche nel fatto che un isolamento come può essere chiaramente quello del carcere provoca proprio un'alterazione del proprio essere e del proprio vivere, perché quei rapporti che sono rapporti familiari, rapporti amicali, sono molto difficili da mantenere. E infatti il lavoro dell'assistenza sociale è proprio quello di mettere in moto reti sociali, familiari e chiaramente anche lavorative. Io mi ricordo di un detenuto che mi disse di avere paura di uscire e tornare a vivere fuori perché si sentiva un intruso perché oramai i suoi familiari avevano creato nuove famiglie e lui chiaramente per ovvie ragioni era rimasto escluso da questa evoluzione e questo processo familiare. Questo lavoro quindi molto importante conclude il percorso del detenuto che si trova in misura alternativa attraverso questo servizio sociale penitenziario che oramai è ridotto all'osso, perché attualmente gli UEP sono perennemente sotto organico e più passa il tempo più le condizioni peggiorano. Attualmente sono circa 970 su 32.400 detenuti ammessi in misura alternativa e inoltre non è vero che le misure alternative sono aumentate, anzi sono in realtà sono diminuite, non so questa fonte da dove è uscita. Inoltre c'è una riorganizzazione del Ministero della Giustizia che in questo periodo sta prendendo piede e quindi l'accorpamento della giustizia minorile con quella dell'esecuzione penale esterna che oltre a creare problemi non ha dato nessuna soluzione ai problemi che erano già esistenti precedentemente.
Quindi praticamente gli web dal 1 gennaio si troveranno a non far più parte dell'amministrazione penitenziaria, ma saranno sotto la direzione del provveditorato regionale, sotto quindi il coordinamento e la direzione dei nuovi centri per la giustizia minorile e l'esecuzione penale esterna. Questo cambia notevolmente il volto del servizio sociale penitenziario, perché si ritroverà ad essere un organo interregionale e non più, diciamo, diretto dall'amministrazione penitenziaria. Quindi concludo dicendo che bisognerebbe chiaramente dare più valore e risorse all'ufficio del servizio sociale penitenziario, ma anche dare maggiori possibilità al volontariato penitenziario, che, come ha accennato Angelica, insomma, è messo a dura prova, ha numerose difficoltà. Anche perché questo è importante, perché un carcere che peggiora i detenuti e li butta fuori, abbiamo parlato di recidiva circa del 68%, quindi senza dei progetti, senza un graduale reinserimento, è un carcere che non serve assolutamente a nessuno. Concludo con la lettura di due parti del libro del quaderno di Gianni. Sono due parti che mi hanno colpito particolarmente, forse perché in particolare come volontaria conosco e ho toccato con mano la sofferenza dei detenuti che vivono in carcere, perché il carcere è un luogo di sofferenza. Sono 3 anni che non esco da qua. 3 anni che non vedo un cucciolo, qualcosa di tenero, che non faccia domande stupide. Sono 3 anni che non tocco un filo d'erba, un fiore o una farfalla. Qui ci sono solo corvi, ferro e cemento. Troppa umanità e tanta cattiveria. Il mio cuore non batte più. La mia anima è oppressa. Dolore e rabbia soffocano il mio spirito. La ragione vacilla. Il mio istinto teme. Che ne sarà di me? Altra parte, spero di non commuovermi, perché sono veramente tutti veramente molto molto belli. Sono qui, privato di tutto, e penso a cosa vorrei. Vorrei vedere mia madre sorridere. Vorrei vedere mio padre orgoglioso di me. Vorrei vedere le mie sorelline felici. Vorrei accarezzare il mio cane. Vorrei cavalcare a pelo il mio destriero, fino a mischiare i nostri odori, fino a sentirmi un animale. Vorrei guardare negli occhi una ragazza. Vorrei sfrecciare come il vento con il mio leoncino azzurro. Vorrei parlare con un amico. Vorrei ballare un po' di techno. Vorrei bere una birra all'ombra di un grande albero. Vorrei giocare con il mio gatto. Vorrei sentire l'odore di un bosco. Vorrei farmi una canna. Vorrei respirare l'aria delle mie montagne. Vorrei costruire un recinto di pali. Vorrei vedere un tramonto senza sbarre. Vorrei stare un po' da solo. Vorrei delle spiegazioni. Vorrei spiegare tutto a tutti. Vorrei quel che io non voglio. Così lo avrei. Vorrei morire. Non so cosa voglio e non so se riuscirò ad averlo. Grazie.